Potrei anche scegliere di dimettermi. Così il sindaco di San Polo di Piave il giorno dopo l'esito del referendum per la fusione. Sconfitta pesante, quel 70% che ha votato no impone una riflessione, dice. È una mia riflessione, nel senso che comunque di riflesso c'è anche una sconfitta politica, o chiamiamola mancanza di fiducia verso l'amministrazione. Non si dimette, però prospetta tagli di bilancio su viabilità, scuola e sociale il sindaco di Ormelle. E quindi non ci sarebbe nulla di strano se già nel bilancio 2014 i tagli paventati dal sottoscritto durante tutti questi mesi saranno poi effettuati. Il nuovo comune lì a Piave non si farà. È stato decretato tanto a San Polo quanto a Ormelle. Mediocre l'affluenza ai seggi in entrambi i comuni, intorno al 50,24% a Ormelle e al 44,30% a San Polo. Nella sintesi Casereccia di alcuni residenti è l'espressione della volontà popolare. La fusione, quando non viene, vuol dire che ci sono cervelli ristretti, ma molto ristretti. Perché con la fusione si perde un sacco di contributi. Sono stato a votare, però per me era una cosa indifferente.